Come sono andate le anteprime? Bene! Con Giulia ci siamo divertiti all'anteprima di Deadpool, all'anteprima invece di Borderlands, ho chiacchierato un botto con i ragazzi di Best Blend e basta. Non posso parlare di Borderlands, posso parlare di Deadpool. Per quanto mi riguarda, Deadpool è una pellicola molto divertente, ricchissima di riferimenti camei, inside joke e simili, soprattutto se avete letto i fumetti o comunque se conoscete bene il personaggio di Deadpool e di Wolverine. La trama è ok, ma non è per la trama che vai a vedere Deadpool. Né lo leggi né lo vedi per la trama. Le scene di combattimento ben orchestrate. Speravo in qualcosa di più per Hugh Jackman. Nel senso, il personaggio rimane abbastanza monodimensionale fino a un bel po' più in là. Ed è un po' un peccatone. E soprattutto un piccolo dettaglio mi è dispiaciuto: che sembra Wolverine un po' dagli occhi di Deadpool e non Wolverine. Punto. Quindi sono un paio di momenti dove Wolverine risulta comico quando a mio avviso Wolverine non dovrebbe risultare comico. E qui vabbè, un mio pet peeve, mi è dispiaciuto un po' che nel film Logan dica Bomber, perché in originale lui dice Bob. Bob è il come Wolverine chiama tutti. Ed è sempre stato tradotto nei fumetti, che io ricordi, in cocco. Quindi sentirlo dire Bomber, ho detto, boh, strana scelta. Magari lo hanno fatto perché magari c'è una battuta in particolare dopo in cui gli serviva che dicesse Bomber. Però così non è, quindi, boh. Ne ho parlato anche con Venditti, il doppiatore di Deadpool. E ho detto, boh, a me sembra che sia sempre stato adattato così. E a me non pare. Nel primo X-Men dice bello, che però passa un po' più inosservato rispetto a Bomber. Può anche per essere più moderno, ma non deve essere moderno. Bob non è un termine moderno. E tipo, cosa in italiano sbaglio? Allora, se io fossi l'adattatore del mondo, se adattassi ogni singola cosa. No, Bob sarebbe cocco, dude sarebbe coso. Per me, per come adatto io. E non sempre dude diventa coso. Dipende molto dal contesto e dal setting.